Eccoci dunque nell'ambito della patologia neonatale all'ospedale Orlandi con il dottor Dall'Agnola. Intanto bisogna dire, dottor Dall'Agnola, che la sensazione che si ha vivendo questo ambiente è una sensazione già di grande emozione, no? Io ho lavorato per anni sui bambini prematuri e il mio sogno era replicare nel piccolo, alla 22, una cosa del genere. Ringrazio la direttore generale che ci ha permesso di dare questo grande impulso, perché lavorare con bambini di 1,2 kg, 1,3 kg, come ha detto questo bambino in termocula, è una grande emozione, un grande piacere, perché si ha la sensazione di essere utili a qualcosa. Che cosa significa patologia neonatale e quindi criticità nel momento in cui un bambino è nato? Allora, la criticità è di vario tipo, si va dalla prematurità, che va da un'estrema prematurità di bambini sotto il chilo, gli 8 etti, che sono curati nei centri di alto livello, a una prematurità medio, che è la nostra prematurità, bambini di 1,5 kg, 1,2 kg, sotto le 32 e le 31 settimane. Oppure esiste la criticità del bambino che ha una difficoltà respiratoria, vedete qui c'è un respiratore che noi possiamo utilizzare anche in bambini magari nati a termine, che per motivi particolari non hanno una buona compliance respiratoria, cioè un adattamento dalla vita fetale alla vita per bambino, diciamo così, a termine. Per cui noi adesso abbiamo tutto un supporto, un'utilità, diciamo così, sia di struttura, come vedete, una struttura molto carina, piccola, molto carina, ma anche di apparecchiatura che ci permettono di fare. Io vorrei proprio che parlassimo anche, perché no, delle apparecchiature, perché intanto dobbiamo parlare della tecnologia a disposizione, no? Qua che tipo di tecnologia c'è? Noi abbiamo una tecnologia che ci permette di fare una patologia natale di secondo livello A all'americana, cioè possiamo ventilare i bambini per un po' di ore, per poter permettere poi successivamente di essere messi all'utilizzo di una ventilazione cosiddetta non invasiva, cioè quella che si chiama nasal CPAP. Cioè, ecco, quindi questa ad esempio, allora cominciamo proprio col vedere. Questo qua è un bambino nato qui da noi di 32 settimane, di 1,2 kg, che ha avuto bisogno inizialmente di essere incanulato, messo un catetere a livello dell'ombelicale per poter alimentarlo, e con un minimo di assistente respiratorio. Adesso è in una fase di svezzamento, nel senso che un bambino che comincia pian pianino a essere alimentato. Sapete che i bambini sotto una certa età gestazionale, in particolare 32, non hanno ancora lo stimolo per succhiare, quindi viene alimentato attraverso un sondino che viene posizionato al momento della suzione, e poi il latte viene fatto cadere per caduto attraverso una pompa. Il fatto di far succhiare un bambino così piccolo serve perché quella che viene chiamata suzione non nutritiva, loro non ciucciano latte, però il latte viene messo attraverso questo sondino, ma il fatto di succhiare li fa crescere di più, quindi non succhiano latte, il latte viene messo attraverso il sondino, ma lo stimolo fa partire alcuni ormoni di tipo gastrointestinale che li fa assorbire molto di più.